presentazione del gioco dell'amore del caso, il gioiello della drammaturgia settecentesca. Abbiamo qui di Malivaux, abbiamo qui oggi con noi il dottor Marco Giorgetti della Fondazione Teatro della Pergola, il regista Piero Maccarinelli e tutto il cast, tutti gli attori, Francesco Montanari, Antonio Lescova, Paolo Briguglia, Fabrizio Sacchi, Giacomo Costa lo scenografo, Emanuele Salce e Sandro Mabellini. La nostra gioia di condividere l'inaugurazione della produzione La Pergola era enorme, perché chiunque di voi abbia mai visto il Teatro della Pergola sa che gioiello di architettura sia. Alla Pergola avevamo anche il vantaggio di avere un meraviglioso sipario storico che abbiamo usato in occasione dell'arrivo del gioco del caso, e la scommessa di partenza era quella di prendere un capolavoro della drammaturgia del Settecento francese, farla tradurre da un autore italiano contemporaneo appositamente per noi. L'autore è Giuseppe Manfredi, che è un noto drammaturgo che raramente si presta alle traduzioni, ma in questo caso ci si è dedicato e l'ha tradotto su misura per noi. Coinvolgere una serie di artisti intorno a questa operazione, come Gabriella Pescucci, che è un premio Oscar, che ha fatto i costumi di questo spettacolo, Giacomo Costa, che è un artista molto importante del panorama italiano, ad Arte Fiera quest'anno a Bologna le sue fotografie furoreggiavano anche a livello di prezzo, grazie Giacomo. E Giacomo ha inventato per noi questo fondale, una specie di light box, un enorme light box, che riprende un giardino all'italiana. Siccome la prima è stata a Boboli, la prima è stata a Firenze, l'ispirazione iniziale è stata al giardino di Boboli, questo meraviglioso giardino all'italiana, che poteva essere il fondo di una villa del Settecento, però anche in questo caso reinterpretato attraverso l'intervento magistrale di Giacomo, con delle luci che all'interno di questo light box consentono a questa fotografia di spaziare dall'alba al tramonto alla notte, seguendo gli stati d'animo dei personaggi in scena. Ci sono dei momenti cupi, tenebrosi, perché, come dice il titolo, è un gioco dell'amore del caso, e nel gioco dell'amore del caso c'è l'ansia del rifiuto, l'ansia dell'abbandono, mi vorrà bene, mi amerà, non mi amerà, le paure, le angosce, oddio non sono all'altezza, quindi c'è la parte nera. Poi c'è la parte rosa, di divertimento, perché tutto nasce intorno a un geniale equivoco che Marivaux crea. Cioè, siamo in una famiglia, in due famiglie dell'aristocrazia francese nel 1730, per noi oggi due famiglie dell'alta borghesia. Deve avvenire una fusione societaria fra i due padri. Questa fusione societaria deve essere agevolata da un matrimonio fra la figlia di uno e il figlio dell'altro. I due però vogliono conoscersi prima di accettare questo deal, come lo chiameremo oggi. Vogliono capire se il loro amore può essere vero, non accettano di essere solo merce di scambio. E allora decidono astutamente, all'insaputa l'uno dell'altra, di arrivare travestiti da servitori per mettere alla prova il vero l'innamorato o l'innamorata, per capire se sono interessati solo al ceto o sono interessati anche all'amore disinteressato, per capire se l'amore davvero può scattare al di là della fusione societaria. Mi parlo in termini contemporanei, ma Marivaux userebbe altri termini molto più eleganti, molto più del società. Ma questa commedia trae spunto, parte dalla commedia dell'arte italiana. È scritta appositamente per gli autori della Commedia Italienne a Parigi nel gennaio del 1730, il 23 gennaio, che è il giorno dopo il mio compleanno, ed è il giorno del compleanno di Rita Cicero, che è l'ufficio stampa del Manzoni. Viene rappresentata per la prima volta questo gioco dell'amore del caso.
ha un successo clamoroso e viene replicato per tantissimi anni. In Italia è stato poco rappresentato, perché è sempre stato considerato in qualche modo un esercizio accademico per dei giovani attori, per cui diventava oggetto di saggi di fine anno, di compagnie amatoriali, e non è mai stato dato una volta sola. Sandro Sequi fece una bella regia anni fa del Gioco della Nuova del Caso, molto importante, ma altri Marivaux sono arrivati in Italia con regie più importanti, come la Dispute, con la regia di Patrice Chéreau. A mo' di completezza, però nel 1993 Massimo Castri lo fece come saggio. Lo fece come saggio. Come saggio. Quindi questa è la notazione precisa. Era un saggio, uno spettacolo. Ah. Lo spettacolo fu quello di Sequi e, ripeto, altri spettacoli importanti di Marivaux sono arrivati in Italia. Le false confidenze con la regia di Servillo, il trionfo dell'amore con la regia di Vitesse, la Dispute con la regia di Chéreau. Quindi parliamo di un autore di grande levatura. Questo Pierre de Marivaux, Pierre Chamberlain de Marivaux, è un grande autore. Però questo Gioco dell'amore del caso, a parte questa bellissima edizione di Sequi, ma che risale credo a una ventina d'anni fa, se non vado errato, non è più stato frequentato dalle compagnie di grande importanza. Parlando con Marco, cercando un progetto giusto per la Pergola, che doveva in qualche modo unire dei giovani talenti già affermati, come appunto Montanari, Briguglia, Liscova, Sacchi, Salce, Mavellini, abbiamo pensato che questo poteva essere il testo perfetto per l'operazione Pergola, giovani attori, giovane compagnia, anche se affermata, giovane anagraficamente, nel senso sono tutti molto giovani. E abbiamo scelto questo progetto. Ci siamo molto divertiti, abbiamo molto faticato, il primo anno è stato un pochettino più faticoso perché ancora non ci conoscevamo, non c'era questa confidenza che poi si è creata fra noi. Quest'anno, questo secondo anno della ripresa, ci conosciamo meglio, quindi è più facile parlarci, sappiamo meglio come relazionarci l'uno all'altro. Abbiamo già ripreso lo spettacolo a Verona al Teatro Nuovo, in altre piazze, ed è stato un ottimo successo. Siamo particolarmente felici di approdare al Manzoni, dove la nostra amica signora Foscale ha voluto ospitarci, e la ringraziamo.